E salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata. Qui come sempre è Mario che vi parla ed oggi ho il piacere di intervistare Santi Orduna. Salve a tutti, sono Santi Orduna e ringrazio Mario per l'invito. Bene, che ne diresti un po' di presentarti per chi magari è in ascolto e non ti conosce ancora? Sono un giocatore di pallavolo, nel ruolo di palleggiatore gioco alla Vero Volley Monza, ho 35 anni e questa è la mia 11ª stagione in Italia. Sono nato in Argentina, ma ho la doppia cittadinanza. Quindi. Com'è nata la tua passione per la pallavolo? La mia passione per la pallavolo nasce perché mio papà fa l'allenatore di pallavolo e lo ha fatto per tantissimi anni. Lui è l'allenatore nazionale femminile argentina per tanto tempo e diciamo che sono nato in una palestra di pallavolo. Sebbene mi piaceva molto il calcio, alla fine ho deciso per continuare con la pallavolo, che è stata comunque una passione da piccolo, diciamo. Ecco, qual è la partita che ti è rimasta nel cuore sin da quando hai iniziato a giocare a questo sport? Diciamo che di partite più belle, per fortuna ne ho tante, ne ho giocate tante, però diciamo che le finali sono le partite più importanti che ho giocato. Mi rimane la finale di Supercoppa con Modena, che l'abbiamo vinta, la Challenge Cup che abbiamo vinto l'anno scorso con Ravenna, e credo che quelle sono state le due partite più belle della mia vita. Sicuramente qualcun'altra con la nazionale argentina. Bene, e sappiamo anche che hai vestito la maglia della nazionale. Quali sono le emozioni che riesce a dare questa maglia che poi rappresenta un po' il tuo paese? Ma l'emozione di vestire la maglia nazionale, io ho avuto la fortuna di giocare con l'Argentina per 3 anni, sicuramente rappresentare il paese a livello mondiale è una soddisfazione enorme, perché non è che giochi per una squadra, giochi per un paese, quindi è qualcosa di emozionante e di inspiegabile, una sensazione molto molto bella. Ci ho avuto la fortuna di giocare mondiali, Coppa Giappone, Sudamericana. Sono stati 3 anni bellissimi della mia carriera. Bene, come ultima domanda, vorrei rivolgermi un po' ai giovani, alle nuove generazioni che vogliono avvicinarsi a questo mondo, il mondo della pallavolo. E voglio chiederti quali sono i consigli che daresti ad un giovane ragazzo che vorrebbe avvicinarsi a questo mondo, a questo sport. Ma un giovane che vuole avvicinarsi alla pallavolo, possiamo dire che è uno sport molto pulito, nel senso che è uno sport con dei valori, uno sport di squadra che fa sempre bene, ti insegna tanto, che comunque è uno sport senza contatto fisico, ma che è anche molto, molto agonistico. Quindi, chi si vuole avvicinare, troverà sicuramente un bellissimo ambiente. Bene, come ti dicevo, questa era la mia ultima domanda. Io non posso che ringraziarti per questo tempo che ci hai dedicato in questa nostra intervista. Ti mando un grande abbraccio e ti auguro il meglio. Grazie a voi nuovamente Mario per l'invito Grazie e a te. mando un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Android. Un saluto da Santi Arduna. Un abbraccio.